volta con Paolo Izzo, ancora una volta per parlare del suo libro Lettere Eretiche, che ricordiamo abbiamo, io penso, una delle prime interviste su quel libro fatto davanti alla sede del Sant'Uffizio a Roma. E, beh, insomma, è stata una bella presentazione con Flavio Fratello, c'è stato anche un dibattito abbastanza colorito e simpatico. Ecco, sentiamo un po' l'autore che ne pensa, se è soddisfatto di questa presentazione di oggi. Sì, sicuramente sì, e anche dà un senso a quello che dicevi tu. Lettere Eretiche inizia a essere, diciamo, più una scusa per questi incontri, un modo per farlo essere quello che è in realtà, un work in progress. Cioè, io non ho smesso di scrivere lettere ai giornali, ovviamente non sono contenute quelle di strettissima attualità, quelle scritte magari l'altro giorno o una settimana fa nel libro, però il libro dà modo di affrontare le tante tematiche che ancora sono sul piatto, le tante tematiche che ancora vengono chiamate eticamente sensibili. E questo vuole essere più un incontro ormai con i lettori che magari già ce l'hanno il libro, quindi non è che se lo ricomprano, e quindi sulla scorta di questo diventa un'occasione, che è quello che poi io cerco di fare con le lettere, cioè stimolare dei dibattiti con persone autorevoli. Appunto, Flavia è una vera professionista del giornalismo, cioè affronta spesso queste cose nei suoi servizi, eccetera, e quindi mi pareva la persona più indicata per fare proprio un dialogo che poi fosse aperto, come si potrà vedere. Anche poi c'era Radio Radicale, quindi c'è anche la versione integrale della serata, aperto al pubblico, aperto ai lettori, che è la stessa cosa che poi stasera, così come una boutade, come una provocazione, io ho lanciato. In qualche modo ho detto: facciamo un giubileo parallelo della laicità, facciamo un anno santo dei laici, che questo significa cercare di utilizzare i due aspetti. Uno, la presenza ingerente, costante, assillante dei fatti della Chiesa Cattolica nei media nazionali, pubblici, sui giornali, qualunque dichiarazione venga ripresa, eccetera. Sfruttare questa condizione e sfruttare anche questa, diciamo, apertura del nuovo pontefice sui diritti umani, direi, più che sui diritti civili, perché sui diritti civili, lo dicevamo stasera, ci sono ancora le solite chiusure del Papa che fa il Papa. Sfruttiamole proprio per affrontare quei diritti civili. Come anche Emma Bonino recentemente ha detto, dobbiamo fare degli stati generali dei diritti civili. Io rilancio e dico: facciamo che questo sia l'anno dei diritti civili, visto che si sta discutendo di unioni civili in Parlamento perché venga approvato il disegno di legge Cirinnà. A marzo hanno promesso che è stata calendarizzata la proposta di legge di iniziativa popolare sull'eutanasia, o comunque un testo di legge sull'eutanasia e il testamento biologico. Facciamone un momento per cui qualunque dibattito venga riportato a queste tematiche. Ovviamente le unioni civili richiama la questione della maternità surrogata, richiama la questione dell'utero in affitto, la stepchild adoption, che cos'è, che cosa si può fare. Ne parlavo qualche giorno fa a una radio, la possibilità del riconoscimento da parte del padre non naturale, ma di quello del nuovo compagno di una persona, è già riconosciuta da 30 anni, una legge degli anni 80 proprio, che già in questo caso si estenderebbe all'istituto dell'unione civile, quindi andrebbe fuori dal matrimonio. Visto che per gli omosessuali, per i gay, non è possibile sposarsi, almeno possono fare ricorso alle unioni civili, la questione dovrebbe essere naturalmente estesa in questo senso. Poi ovviamente ci sono tutte le contraddizioni, le cose, gli utilizzi strumentali che si fanno di queste tematiche. Ecco, noi proporre sempre in alternativa, in parallelo a questa cosa, anche però incrociando il percorso con il cosiddetto giubileo della misericordia, rimettiamo, oltre che i peccati, noi laici rimettiamo a noi stessi i diritti, rimettiamo agli esseri umani il diritto di avere il diritto, senza negarlo a chi che sia, perché la nostra religione laica, appunto, ci impone di dire: ok, noi chiediamo un diritto, non stiamo sfasciandone altri per altri. Quello che io non vorrei fare, ha detto recentemente sempre Emma Bonino, allora tu non devi farlo. Questo è l'assioma.
che noi contestiamo. Per cui a un certo punto facciamo in modo che si crei sempre più dibattito, magari riusciamo in qualche modo a inquinare invece l'immobilismo, il silenzio, la deradicalizzazione, come dico sempre, del servizio pubblico, dei giornali, e in parte sta riuscendo in questo periodo, mai come in questo periodo si è sentito la voce radicale, penso agli articoli continui sull'Unità, penso anche a tante questioni che sono state poste dai radicali. Può essere il momento giusto per questo scherzo, chiamandolo giubileo, perché ovviamente giubileo è una cosa, proprio un'invenzione proprio cattolica, cristiana, non è una cosa, però declinarlo in questo senso, cioè fare in modo che ogni occasione rappresenti un modo per tirar dentro al dibattito anche le religioni. Stasera parlavamo di incontri rarissimi tra le religioni su temi eticamente sensibili, come li chiamano loro e come noi chiamiamo appunto diritti civili. Questo sarebbe l'intento, affiancarsi e nutrirsi vicendevolmente di dibattiti che spesso non esistono proprio, e quando esistono hanno i toni beceri che abbiamo visto che appunto è stato citato l'anniversario della morte di Eluana Englaro, della fine della non vita di Eluana Englaro, e quel dibattito era becero perché era un dibattito viziato da una serie di assurdità che non stavano né in cielo né in terra. Se fossi un cattolico direi né in cielo né in terra. Ecco, invece un dialogo, come saprebbe fare una giornalista come Flavio Fratello, riuscire a convogliarlo nella direzione giusta, credo che gioverebbe anche alla conoscenza, e stasera l'abbiamo richiamato più volte, proprio il diritto alla conoscenza significa non solo essere informati, ma anche proprio conoscere quali sono le nostre opinioni senza condizionamenti di chi che sia. Beh, perfetto, intanto io mi sento di ringraziare tutto quanto lo staff della libreria Le Storie che ci ospita, che ha ospitato questa presentazione, che ci sta aspettando prima di chiudere, con Stefania ovviamente in prima di tutti, che abbiamo già conosciuto in occasione di un'altra presentazione. E niente, chiuderei soltanto chiedendoti se questo libro, che ovviamente è fatto appunto di lettere, quindi un qualcosa che comunque sia potrebbe teoricamente essere sempre accresciuto da diciamo suggestioni e da ispirazioni date dalla vita civile e politica di questo paese, appunto avrà delle nuove edizioni. Se stai pensando a, ovviamente continuerai e continui a fare lettere e ad aggiornarle in qualche modo. Beh, con l'editore, appunto, questo poi dipende anche dalle vendite, adesso ancora si stanno facendo i conti su questo. L'idea che si discute può essere quella di ampliare questo con lettere nuove, magari togliendone alcune che non hanno più senso perché magari sono state sorpassate, anche se poi io ogni tanto me lo rileggo perché mi chiedono: leggi una lettera, dici questa cosa, le condivido su Facebook e vedo che tante cose sono rimaste tali e quali da 4 anni, 5 anni, 6 anni, quindi non è tanto quello il problema. Ampliarlo oppure creare il volume secondo, cioè no, Lettere eretiche, la vendetta, e quindi che dia il percorso, cioè, insomma, che poi siano volumetti che si ripercorre la storia delle mie lettere. Poi in fondo al libro ci sono anche le risposte, e questo crea anche quel dibattito di cui accennavamo prima, è interessante. Dobbiamo decidere se ampliare e aggiornare l'edizione. L'editore Stampa Alternativa Nuovi Equilibri, loro hanno creduto in questa cosa e spero, insomma, che mi stanno continuando a seguire, così come questo libro poi diventa un long seller, magari non un best seller, perché non è facile come, né come tema né come tipo di, no? Perché fa parte della saggistica, se vogliamo, e quindi ha meno respiro di un romanzo, però insomma, se è un long seller e se continua a circolare diventa motivo, come dicevo all'inizio, di dibattito. Grazie Liberi TV come sempre. Perfetto, allora salutiamo Paolo Izzo, autore di Lettere Eretiche, e a presto su Liberi TV.